Con la legge regionale 13 giugno 2003 numero 12, la Regione Campania stanzia ogni anno contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata e di interventi di polizia locale. Dall'approvazione della legge, ogni anno la Regione stanzia circa 1.200.000 euro per le progettazioni presentate dagli enti locali. Sono previste attività come l'attivazione di servizi e strumenti innovativi per la polizia locale, il miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città, la diffusione della cultura della legalità. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita nei nostri territori. Siamo stati un po' i pionieri, forse probabilmente, nell'utilizzazione di questi strumenti tecnologici. Grazie soprattutto ai contributi della Regione Campania siamo riusciti ad allestire un'unità mobile, appunto, dotata di un sistema, diciamo, di strumentazione tecnologica innovativa, proprio per dar vita a una governance di sicurezza urbana più importante. Attraverso questo sistema noi riusciamo ad avere quindi praticamente un controllo sul territorio, sia per quanto riguarda il rilevamento delle infrazioni al codice della strada, il collegamento alla banca dati Interforze e comunque le altre attività di polizia, tipo quella edilizia e quella ambientale, che ci consentono in caso di situazioni illecite o di atteggiamenti e condotte illecite di intervenire attraverso acquisizioni di immagini, di videoregistrazione, archivio delle stesse in una banca dati. È un settore che abbiamo sviluppato, abbiamo seguito e noi ringraziamo la Regione per quello che ha dato, per quello che dà e continuerà a dare, sia per garantire a un sindaco la massima tutela dell'ordine pubblico unitamente alle forze preposte, sia per garantire al cittadino di avere quella garanzia di sicurezza che quindi consente ai tantissimi visitatori della nostra città, ma della Regione Campania, di vivere in una regione normale. Giuliano è una realtà di 94 km quadrati di territorio che con tutte le forze disponibili delle forze dell'ordine non riusciamo a tenere sotto controllo. Quindi questo sistema per noi ci è molto utile per poter cercare di avere un controllo del territorio e garantire una sicurezza per i cittadini. Con prove alla mano possiamo dimostrare che con questo sistema abbiamo ridotto di oltre il 50% quello che erano i furti, gli scippi e le rapine che avvenivano con l'utilizzo di mezzi tipo motocicli e ciclomotori. Le signore, le massaie erano oggetti di questi scippi. Con questo sistema possiamo dire di aver quasi del tutto debellato. Noi registriamo tutto quello che accade, se c'è stato un evento delittuoso ce lo andiamo a tirare fuori e poi dopo con le altre forze di polizia si cerca di capire e di individuare i responsabili, cosa che in più occasioni siamo riusciti a farlo anche con un buon successo. Siamo nel secondo circolo didattico di Giuliano, nella scuola Edoardo De Filippo, con dei bambini che hanno partecipato ad un progetto Trash Art Gallery, un progetto che li ha visti, insomma, divertirsi abbastanza, perché il concetto di fondo era quello di utilizzare il materiale da buttare per creare qualche cosa, quindi insomma uno spirito artistico anche in quella che è considerata immondizia. In particolare ci siamo rivolti alla plastica e hanno creato dei bambolotti con la loro personalità e poi hanno creato delle altre piccole cose che si possono vedere.
si sono divertiti abbastanza, hanno pasticciato e hanno creato. Siete contenti di aver partecipato a questo progetto? Sì. Lo rifareste di nuovo? Sì. Ok, allora speriamo l'anno prossimo, così tutti insieme possiamo fare di nuovo questa bella esperienza. Io con i miei amici abbiamo partecipato a un progetto sul bullismo. Abbiamo fatto un cartellone e questo cartellone sta a rappresentare un po' la ragazza che all'inizio viene esclusa e su delle chat su Facebook scrive ad una compagna che vuole morire e che la sua vita fa schifo. Una ragazza parla con la professoressa e la professoressa parla un po' con questi bulli della situazione. Questi bulli capiscono e tutti insieme fanno una partita di calcio e trovano la soluzione. La nostra azione si chiama Suoni di scarto, dal recupero al riutilizzo di materiale di scarto per la costruzione di sculture sonore. È un modo per avvicinare i ragazzi al concetto di riutilizzo e di riciclaggio, perché facendo vedere come abbiamo organizzato queste sculture hanno capito indirettamente che i materiali non vanno semplicemente buttati ma si possono anche riutilizzare. Abbiamo molle di fitness, tubo Helios dell'impianto elettrico, barattoli vari, abbiamo delle taniche di olio, plexiglass, vetro, bicchieri, parquet. Settori, le aree in cui ci siamo maggiormente applicati sono sicuramente quelli della salute e dell'educazione, anche se ci sono stati insomma parecchie parentesi che hanno riguardato la legalità. Al momento dico che come diciamo prodotto finale del progetto la cosa che personalmente mi ha colpito di più è stato sicuramente il legame creato con i bambini delle famiglie extracomunitarie. Con loro in modo particolare ci siamo divertiti perché abbiamo fatto l'esperienza dei vaccini insieme e non solo, perché poi con le mamme ci siamo confrontati con la pediatria e abbiamo potuto diciamo aprire dei canali per la ginecologia e per tutto quello che concerne mamma e bambino. È stata un'esperienza bellissima perché appunto il luogo dove ci hanno accolto è stato veramente come una seconda famiglia e la commedia che noi tratteremo questa sera è proprio, diciamo, parla di un problema attuale. È intitolata Episodi di vita in un paese agonizzante e si assiste, diciamo, a dei battibecchi tra Pulcinella ed Eco Baletella che lui vuole prendere, vuole prendere il posto della vera maschera napoletana. Progetto che ha visto la collaborazione appunto di diversi attori, in primis le associazioni presenti sul territorio che da tempo lavorano attivamente sul nostro territorio con i ragazzi per combattere appunto il disagio giovanile e minorile. Non solo, ma ha visto attivamente la collaborazione anche di tutte le scuole.